WhatsApp ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui dopo tantissimo tempo andiamo a giocare con un cecchino. Infatti oggi andremo a provare il cecchino primario del raid, la supremazia. Cecchino che per i più veterani, anche se non si dice, è ispirato al benevolenza regale. Ma adesso andiamo subito a vederne i perk. Abbiamo innanzitutto un telaio rapido con una riserva di munizioni più capiente che si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Tre tipi di canna: canna estesa, un'estensione pesante per canna che aumenta la gittata, riduce la maneggevolezza e controlla moderatamente il rinculo. Canna scanalata, una canna ultra leggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità. E calibro pieno, una canna ottimizzata per la distanza che aumenta notevolmente la gittata e riduce la stabilità, riducendo anche leggermente la maneggevolezza. Ho preferito mettere canna scanalata perché mi aumenta di molto la maneggevolezza, che secondo me è la caratteristica principale che un cecchino deve avere. Dopodiché abbiamo due tipi di caricatore: proiettili perforanti. I proiettili causano danni extra, gli escludi nemici e perforano il bersaglio, aumentando quindi leggermente la gittata. E proiettili rimbalzanti. I proiettili rimbalzano sulle superfici dure, aumenta la stabilità e leggermente la gittata. Ho preferito mettere proiettili rimbalzanti non tanto perché i proiettili appunto rimbalzino, ma semplicemente perché mi dà un bonus di stabilità che comunque fa sempre comodo. Perk peculiari, devo dire veramente orribili, perché abbiamo fuori legge, quindi le uccisioni precise riducono notevolmente il tempo di ricarica. Perk che in realtà non serve nemmeno in un'arma del genere, perché comunque ha una buona velocità di ricarica. E colpo rapido, colpi di precisione inflitti in rapida successione aumentano temporaneamente la stabilità e la velocità di ricarica. Quindi diciamo che sarebbe buono per fare un'eventuale tripla, però comunque non è un perk che si attiva di continuo. Tutto ciò viene accompagnato dalla modifica sintonizzatore di radar, che fa riapparire immediatamente il radar una volta che smiriamo. E quindi io, detto questo, io direi di andare subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, fortezza, buona mappa per un cecchino. Andiamo subito a vedere cosa riusciamo a fare. Comando perso. Un altro. Yes, iniziamo subito con una bellissima doppietta, ragazzi. Ottimo. Ok, non so cosa sia successo, va bene, ottimo. Diciamo ragazzi che quello che mi piace di questo cecchino è essenzialmente il mirino. Perché come sapete mi piacciono i mirini. Oh porca miseria, un pistolero. Mi piacciono i mirini che non zoomano parecchio, perché zoomare troppo mi dà un... Da una sensibilità molto più alta dei movimenti, che ovviamente è sconveniente nell'usare il cecchino. E inoltre, come mirino è anche molto semplice, per niente articolato. Insomma, è un mirino veramente molto molto semplice. L'unica cosa che mi viene da dire di questo mirino, l'unica qualità, diciamo. E questa è una cosa che apprezzo molto nei cecchini, perché avere dei mirini troppo particolari, secondo me, va poi... Porca miseria. Va poi il nostro svantaggio. Ok, in base degli yaki potrei anche mettermi a fare il tumorato nella zona vicino a B, per poi prendere tutti quelli che vanno lì. Però penso che comunque non lo farò, perché sono una brava persona e ho un cuore. Oh, terza per zona. Boh, no. Che fila atroce. Volevo fare il burlone e mi ha battuto. Cioè mi sta per battere. Nel frattempo mi è venuto in mente anche un altro aspetto che mi piace del mirino. E il video sta diventando un video sul mirino più che sull'arma, però vabbè. La cosa che mi piace molto di questo mirino, come di tutti i mirini, diciamo, fisici, è il fatto che, se ci fate caso, quando miriamo e ci spostiamo, il pallino al centro rimane pressoché fermo, o meglio, si muove, ma si muove insieme al cerchio esterno. Al contrario invece di mirini come per esempio quello del cecchino della città sognante, che non mi ricordo come si chiama adesso, che hanno il puntino al centro che si muove da solo, nel senso che è staccato rispetto al bordo, quindi il flinch non va a riversarsi su tutto il mirino, ma solamente sul puntino al centro, che secondo me è anche peggio, aiuto. Che secondo me, dicevo, è anche peggio di un flinch totale, perché alla fine il mirino rimane fermo, però c'è il puntino al centro, che comunque è dove spariamo effettivamente il colpo, che si muove troppo, quindi non riusciamo a fare niente. Eh no, non va bene. Non mi stava rifiutando i colpi dell'alleato. Minchia, che scandalo. C'è anche da dire che quando prendiamo in body però fa veramente poco danno, quindi non è certo un cecchino che ha un alto impatto. Ruba tutto. Quindi di conseguenza non si possono fare combo come per esempio i cecchino cannone portatile, cosa che fa molto Raikia, che schifo.
O riuscirò a prenderne una in testa? Dicevo, non si possono fare combo come per esempio quella che fa Raika, ovvero mettere cecchino, ovviamente ad alto impatto, in modo tale da lasciare un one shot anche se prendiamo in body, e cannone portatile che riesce a farci recuperare. Ora sì che stai lottando col cuore. Magico, sono riuscito a prenderne uno. C'è da dire che comunque, ragazzi, una caratteristica di tutti i cecchini di questo gioco è il flinch altissimo. Cioè è veramente qualcosa di allucinante. Secondo me dovrebbero abbassarlo radicalmente perché è veramente troppo alto. Ok, in Valle Finta cerchiamo di prenderci subito il primo try. No, mi hanno spinto, raga, mi stavo per fare la peggio collateral. Ecco, poi ci sono certe volte in cui colpi come questo, che a me sembrano palesemente headshot, a quanto pare non lo sono. Questo, se l'avessi preso in headshot, sarebbe stato veramente un bel colpo. Guarda, nella pozza lì camperato. Comunque, ragazzi, in generale non mi sento di consigliarvelo come uno dei cecchini migliori di questo gioco, assolutamente. Ce ne sono probabilmente di migliori. Ora non vi saprei fare qualche nome. Questo vabbè, ho buttato il colpo. Non vi saprei fare qualche nome di preciso perché maggiormente in realtà utilizzo questo. Però per esempio devo ancora provare l'ombra stessa, di cui tutti mi parlano molto bene. Ma per andare di cecchini secondari, uno molto buono è anche l'Aken, di cui a breve faremo il video, che dovrei farlo da un sacco di tempo. Questo failatissimo, aiuto. Sto facendo un sacco di body in questo video, veramente tantissimi. Questo per esempio era in botto in testa. E niente, sto facendo solo body in questa partita. Mi sento anche abbastanza una brutta persona. In ogni caso, ragazzi, non è uno dei migliori cecchini di questo gioco, come ho già detto. Sicuramente ce ne sono di migliori. Il problema secondo me è molto, ha molto poco aim assist, questo va detto, eh. Rispetto ad altre armi ha veramente molto molto poco aim assist. Tra l'altro, avendo anche questo basso impatto, e esci, guarda che non mi escono mai io quando mi miro. Dicevo, avendo anche questo basso impatto, magari trovando dei nemici con la superattiva, oppure con lo scudo del titano per esempio, del casco, la maschera, non mi ricordo come si chiama, non shotta comunque in testa. Quindi è un... vabbè, poi gli italiani ti gioca solo di pompa, tipo quello. Quindi ragazzi, questo era la supremazia, il cecchino primario del raid. Come ho già detto, non uno dei migliori cecchini di questo gioco, probabilmente anche per i perk con cui l'ho droppato. Ditemi voi nei commenti se magari l'avete droppato con dei perk diversi, quindi anche una versione migliore. E io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che scegliate tra l'estima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce.